giocasse sempre contro le squadre veronesi, il Lecce adesso si ritroverebbe a festeggiare un trionfale ritorno in Serie A, anziché dover fare i conti con la triste realtà della retrocessione in C. Dopo i 4 punti strappati nel doppio confronto col Chievo ed il successo all'andata contro il Verona, i giallorossi ieri... Una vittoria che consente al Lecce di tornare ad assaporare dopo 14 mesi il piacevole gusto del successo in trasferta. 3 punti che non servono ad evitare la retrocessione e neppure l'ultimo posto in classifica da ieri sancito anche dall'aritmetica, ma che sicuramente restituiscono almeno un pizzico di dignità al campionato di Ceramicola e compagni. Il Lecce, salutato con affetto dai supporters veronesi, tra le due tifoserie esiste un vecchio gemellaggio, ha sfruttato in pieno la mancanza di stimoli dei padroni di casa, ormai tagliati fuori dalla lotta per la promozione e pure al riparo da qualsiasi rischio di retrocessione. Ed ha sfruttato anche l'incredibile serie di infortuni e squalifiche che hanno privato ieri il Verona di ben 7 giocatori, Lunini, Cammarata, Tommasi, Fattori, Bellotti, Esposito e Piovanelli. Nel Lecce una sola novità rispetto alla formazione che 7 giorni prima aveva superato il Como, Duno al posto di Trinchiera. Lenzi, un po' a sorpresa, decide di confermare in attacco con la maglia numero 9 Ayù, riaggregatosi alla squadra direttamente in Veneto, dopo essere stato impegnato per tutta la settimana con la nazionale ghanese. Si gioca nel silenzio spettrale di un Bentegodi, vuoto come mai, appena 490 i paganti, record negativo per il Verona, e con due squadre che danno l'impressione di voler sbrigare il più presto possibile la pratica di una partita del tutto inutile. Nella prima mezz'ora le azioni più interessanti sono tutte di marca giallorossa. La più ghiotta al 18° capita sui piedi di Ayù, osservato in tribuna dagli emissari di un paio di formazioni del campionato svizzero, ma il ghanese si fa bloccare da Casazza. I fischi del pubblico scuotono almeno in parte i padroni di casa, che si fanno vedere per la prima volta dalle parti di Gatta al 29° con un colpo di testa del 17enne Manganotti all'esordio in Serie B. Il Verona inizia a premere con maggiore insistenza e dopo una conclusione di Lamacchi, alla mezz'ora va un passo dal vantaggio, ma Fermanelli spreca malamente. C'è ancora tempo per una conclusione di Manganotti e poi l'arbitro manda tutti al riposo. Il Lecce si ripresenta in campo con Russo al posto di Baldieri, ma nei primi minuti deve soffrire la pressione, nulla di trascendentale, per carità, dei veronesi. Gatta è bravo a respingere una punizione maligna di Manetti. Poi, dopo 2 conclusioni di Monaco e Ceramicola, proprio un errore del portiere giallorosso offre su un piatto d'argento al Verona la possibilità di sbloccare il risultato, ma il giovane Garofalo, da poco subentrato a Manganotti, si fa assalire dall'emozione e spreca malamente. Tra noia e sbadiglie la partita sembra ormai incalanarsi verso uno scontato 0-0 ed invece negli ultimi minuti sale alla ribalta il Lecce. Ancora una volta però sembra che i giallorossi debbano fare i conti con la tavica inconsistenza del proprio attacco, emblematica in merito a questa azione di Ayù. Ed invece a 7 minuti dalla fine arriva il gol vittoria grazie ad un'azione splendidamente impostata da Pittalis ed ottimamente finalizzata da Notari Stefano. Travolto dai fischi del suo pubblico, il Verona lascia completamente il controllo del gioco al Lecce, che va ancora vicino al gol da prima con Ayù e proprio al 90° con Monaco. Finisce 1-0 e la seconda vittoria consecutiva del Lecce non accadeva dai tempi di Bolchi. Una piccola soddisfazione per l'ex Piero Lenzi, che da calciatore aveva vestito a lungo proprio la maglia del Verona.